Sembra che Cristiano Giuntoli voglia sfruttare al meglio questa sessione di calciomercato invernale. Occhio perché le notizie che arrivano direttamente da Sky Sport sono molto interessanti. Scopriamole oggi nel dettaglio qui su FCM News Sport. Io come sempre vi ricordo che qui sarete costantemente aggiornati sulle vicende della vecchia signora in maniera totalmente gratuita. Quindi se vi va, iscrivetevi al canale, attivate la campanella notifiche e lasciate un like al contenuto. Ci aiuta sempre nello sviluppo di nuovi servizi, quindi più like arrivano ai contenuti, più ne arriveranno ogni giorno. E allora occhio perché fino a qualche ora fa avevamo raccontato l'interesse della Juventus per Filippo Terracciano in forza all'Hellas Verona e ci sono delle novità interessanti. Vi abbiamo raccontato che il terzino dell'Hellas è conteso da squadre come Milan e Fiorentina, ma negli ultimi anni sarebbe inserita anche la Juventus. Intanto partiamo dalla richiesta che è del Verona, ossia di 5 milioni di euro, quindi una richiesta abbastanza abbordabile per un giocatore che consideriamo essere sbocciato tra virgolette da poco, un giocatore molto interessante che può fare tra virgolette vari ruoli, il difensore, il centrocampista, insomma è un tuttocampista, mi viene da pensare nel 2003, quindi parliamo di un ragazzo di appena 20 anni e che in questo momento sembra essere un giocatore tanto duttile quanto richiesto. Si è inserita anche la Juventus e attenzione perché secondo Sky Sport, secondo il gioco di Marzio, la Juventus avrebbe chiesto all'entourage dei giocatori di essere avvisate in caso di offerte per l'assistito, quindi di fronte a un'offerta ufficiale del Milano o della Fiorentina la Juventus avrebbe chiesto prima informate noi, perché abbiamo intenzione di prenderlo questo ragazzo, magari non nell'immediato, però vorremmo in qualche modo adocchiare la situazione. Eventualmente la Juventus vuole, di fronte a un'offerta del Milan o della Fiorentina, effettuare una controfferta sia al giocatore che all'Hellas Verona. È un chiaro segnale di un interesse che c'è, che è evidente per un giocatore che in questo momento la Juventus servirebbe, può fare il difensore centrale, può fare il braccetto di destra in una difesa a 3, può fare il terzino destro e può fare anche l'esterno di centrocampo. Alle volte ha fatto anche l'esterno offensivo, insomma stiamo parlando di un giocatore di grande duttilità, secondo me, che potrebbe essere fare a caso la Juventus, ma non nell'immediato, secondo me nel futuro. Operazione da 5 milioni, staremo a vedere se la Juventus eventualmente pareggerà o addirittura supererà le offerte di Milan e Fiorentina, che sono un po' più avanti, però lo sappiamo, il calciomercato si evolve in una rapidità tale che non ti consente neanche di ragionarci su. Per cui, occhio, la Juventus è molto interessata, ha chiesto questa informazione all'Hellas per questo ragazzo, ma soprattutto ha detto all'Hellas: se arrivano Fiorentina e Milan da voi, voi ci dovete avvisare perché eventualmente noi effettueremo una controfferta molto più vantaggiosa per voi. Che ne dite di questa operazione? Juventus fa bene a informarsi su questo ragazzo? È il giocatore giusto? Parliamone qui sotto nei commenti.